Siamo con Francesca Porcellato, di cui stiamo inquadrando le splendide unghie di questa bellissima donna. Francesca, ciao. Allora, Francesca non partecipa alle Paralimpiadi, ma è qui presente in due versioni, come inviata di Sky e come tedofora. Raccontaci un po'. Ma sì, sono venuta a trovarvi, sono venuta a trovare i ragazzi della squadra nazionale per conoscere, per rincontrarli, che mi servirà poi per commentarli nei prossimi giorni nelle dirette Sky e poi perché domani mi aspetta il compito di essere tedofora e dunque di portare la torcia paralimpica in un pezzetto prima di entrare allo stadio. Senti, cosa ci aspettiamo da questi splendidi ragazzi in questa edizione? Ma io mi aspetto tante belle cose e soprattutto che loro siano soddisfatti delle loro prestazioni. Questo è il massimo che si può aspettare dai ragazzi. Poi se arrivano le medaglie meglio, noi siamo qua che le aspettiamo e siamo pronti ad esultare e a godere dei loro risultati. Ma soprattutto mi aspetto che loro siano soddisfatti delle proprie prestazioni, che possano raccogliere i frutti del loro allenamento. Il clima è splendido, loro sono stupendi, fanno combriccola anche con le altre delegazioni, quindi è uno spettacolo essere qui in ogni caso. Ma le Paralimpiadi sono sempre da vivere, sono sempre uno spettacolo perché comunque si vive lo sport a 360 gradi. Il clima è frizzante, ci sono tante bollicine, non vedono l'ora di iniziare le gare e anche noi di vederli. E poi, che dire, è bello vedere questa comunione tra non solo tra italiani, ma comunque con tutto il resto del mondo. È proprio lo spirito paralimpico che si respira a pieni polmoni. Quindi speriamo poi di aprirle. Io le ho portate le bollicine in valigia. Sì, anche no, anch'io ho preparato una cassa piena, dunque figurati quante volte dovremo brindare. Sì, Non so quindi come assolutamente. torneremo a casa, però. Ma va bene così, l'importante è brindare e festeggiare, bisogna sempre brindare e festeggiare. Senti, allora, dacci un'informazione domani dove ti possiamo seguire? Allora, domani Tower Bridge verso l'una del pomeriggio e con la fiaccola, speriamo di non bruciarmi i capelli perché con questo vento sarà un po' pericolosa. No, sono emozionata, mi è piaciuto che l'IPC mi abbia chiesto di fare da tedofora e sono emozionata perché l'ho fatto per Torino 2006, Olimpiadi invernali. E adesso portarla alle Paralimpiadi però sarà ancora più emozionante perché sono le mie gare, dunque. Sarà emozionante sicuramente. Ci vediamo domani lì. Sicuramente ci siamo anche noi, ci Presto. saranno. Esatto. E speriamo che tutti ci seguano. Tutti davanti alle TV, ai computer a seguire gli italiani, che sia qualsiasi voglia TV, ma bisogna seguire perché gli atleti paralimpici vanno seguiti e sostenuti. Grazie mille, Francesca. Grazie a voi.